E salve a tutti i disonesti e disonesti, io sono Disonbrocchius e benvenuti su RA77. Questo ragazzi è un gioco in demo 0.09, è in fase di sviluppo, è uno dei giochi horror che è stato criticato, possiamo dire, è stato criticato perché è simile a Silent Hill PT e Resident Evil 7. Ho saputo che hanno un attimo modificato la nuova versione, la pre-alpha build, che adesso uscirà la beta, quindi la 0.10, a breve, quindi molto molto velocemente. Niente ragazzi, io direi di iniziare questo piccolo horror, sarà molto veloce, penso che sia molto veloce, a meno che l'abbiano aggiornato, ma sarà una alpha build molto veloce. Quindi ragazzi, iniziamo il gameplay, prima lo start. Ok, o sbaglio, vedo tanto luminoso, ragazzi. Right left mouse to drag. Right mouse più A to interactive. Oh wow, ho visto una lava qui. Ok, allora tenendo ok. Che cos'è? Raga, non vedo. Sono delle torce là. Wow, possiamo. No, ma io l'avevo già giocato, ragazzi, alla una versione nuova di RA77. Però, sinceramente, non l'avevo. What? Cosa c'è un queste qui? Wow. Wow, non me lo ricordavo, ragazzi, così. La pre-alpha. Wow. Cioè, abbiamo un suono pesante. What? Abbiamo un suono pesante, ragazzi, eh. Vabbè, usciamo. Wow, veramente. Delle lettere, dei disegni neri. Ok, un po' modificato dalla prima versione, ragazzi. Cioè, dalla prima versione avevo giocato con il computer, ragazzi. L'hanno un po' modificata. Qua abbiamo un orologio che segna l'ora reale del. Si possono. Ok, si possono accendere tutte le luci, raga. Ah! Non lo sapevo, non potevamo fare. Madonna, che buio. Bene, che cazzo c'è nella luce, raga? L'hanno un po' modificata dalla vecchia versione, ma comunque. E questa non va. No. Niente ragazzi, non va. Sta versione da luce, questa qua non va. C'è un osso umano. Cioè, no, raga. Possiamo spostare gli oggetti. No, ma stiamo scherzando. Non si poteva. Nell'altra versione non si poteva, ragazzi. L'avevo giocata alla 7, forse. No. Niente, raga. Ok, c'è della colla. Si può interagire? No, non si può interagire. Qua abbiamo un filo che passa. Dov'è? Vediamo se riusciamo, magari possiamo. No, non possiamo attaccare la corrente. Peccato. Peccato. È abbastanza inquietante. C'è tanto vino in sta ca. Comunque, ragazzi, c'era un segno rosso. A meno che. Guardate ragazzi, da di qua si vede un segno rosso nella lampadina. Non so se è un bug o è fatto apposta. Guardate, torno normale. Guardate che bug adesso vedete qua dall'ombra, delle luci, ma comunque. X. Madonna ragazzi, non me lo ricordavo così. E le luci sono spente nuovamente. Ma io voglio accenderle. Ah, sono molto cattivo. Allora. Ok.
C'è una palla però, ragazzi. Qua è sempre chiuso. No, ragazzi! Che figata! Non mi ricordavo che c'era sta roba! No, è un po' un casino sta... Niente, qua la camera dove sono arrivati è completamente chiusa. Figa, raga, no. Va bene. Si usa questo. Accendi questo adesso. Ragazzi, c'è sempre quella cazzo di lampadina che mi fa cagare sotto. Oh, ma no, dai, fammi aprire. Pallina. Cosa vuoi? Cosa cazzo vogliono te? Non so, raga. Cosa cazzo devo fare questa pallina? Cioè, raga, devo guardarti, devo ammirare la tua fantasia bellissima. Niente, raga, non riesco a capire. Cosa cazzo devo fare? Ma comunque, questi pupazzi qua fanno solamente inquietanti, eh. C'è del cioccolato, qui abbiamo una bambina alla fine, eh. Qua è l'orologio per caso? No. Ok. Ma sei scemo? Ma sei scemo? Affanculo. Io me ne vado. Ma tu sei scemo. No, raga, cioè, Dio santissimo, mi sto cagando sotto. Veramente, ho appena... E c'è sempre il nostro bellissimo osso qui. Ciao osso, come andiamo? È bello che possiamo prenderlo, no? Ma possiamo anche trascinarcelo. Cosa succede, ragazzi, se ci portiamo l'osso? Io mi porto l'osso insieme a me, vediamo cosa succede. Secondo me si sblocca un finale. No, dai, pensa. Ok, ragazzi, il nostro personaggio è intanto improvvisamente più reattivo. E sai che non lo so perché. Veramente, ragazzi, che cazzo. E la palla è andata viola. Quella che... Madonna, ragazzi, mi sto terrorizzando. Quella che si potevano accendere le luci non c'è. Madonna, ma è buio, ma è buio pesto. Quella che si potevano accendere le luci, ragazzi, non c'era prima. Me lo ricordo. Ma ero sicuro al 100%. E poi l'orologio non era lì, ragazzi. Cioè, non era lì in fondo l'orologio dove c'era la luce adesso, ma era qui. Ok. Mi sto letteralmente cagando sotto, ragazzi. Ma veramente. Sembra qualcuno che stia ridendo. Accendete le luci, vaffanculo. Ogni volta me ne spengono. Ok, la porta è aperta.
Sappiamo che ormai Stan Bruce è qui, non va, no? No, no, niente da fare, eh. Zero assoluto. Ok. Bravo. E l'osso non c'è più, raga. L'osso non c'è più. E neanche la fotografia. C'era una... Ragazzi, se vi ricordate, adesso c'era una fotografia, ma non c'è più. E anche il coniglio. No, il coniglio era giusto. Raga, ma... Raga, sta entrando tutto buio, ma è possibile? Raga, ma sta entrando tutto buio. C'è dietro qua, dietro lo scotch. Raga, c'è qualcosa dietro lo scotch. Raga, vedi che c'è... Niente, ragazzi, non riesco veramente a capire cosa devo fare in questo punto. Allora, o il gioco si è buggato, perché non posso fare nulla. Ah, ragazzi, con E. Ragazzi, mi ho sbagliato con E, ragazzi. Boh, raga, non lo so. Cosa cazzo devo fare? Mi ero completamente dimenticato del tasto E, per carità. C'è anche la rotellina, raga. Ma comunque, aspetta un attimo, perché questa e questa che è ancora zoomata. Forse, ragazzi, ho trovato. Raga, ho trovato. Ragazzi, non c'era questa nella... Che cazzo succede, raga? Togliendo le cuffie, ragazzi, perché con una cuffia ascolto. Raga, ma che cazzo, questo qua non è R. Raga, che minchia succede? Non era così. Mi è servito un po', ma... Ma che obbrobrio. Ragazzi, sta intanto... Raga, che cazzo sta diventando? Cioè, raga... Allora, è partita una sirena, no? Mancava il passaggio sotto. CTRL to crunch, è la prima volta.
raga, ma che cazzo è sta roba? Siamo, non lo so, interno a un organo sicuramente, ma l'alfa demo di RA77 non è mai stato così. Forse siamo all'interno dello stomaco. Raga, io mi aspetto un jumpscare da paura. Infatti, sto facendo fatica a guardare. Ho i pennotti, veramente. Sento, cioè, tipo in sottofondo, ragazzi, un rumore. Dio santissimo. Allora, ragazzi, ho sbloccato un finale segreto di RA77 perché non me lo ricordo così. Ma stiamo scherzando? Silenzio prima della tempesta, come disse Noè. Possiamo muoverci? Possiamo muoverci. Dio santissimo. Siamo al buio. Bene. Io direi di lasciarci al prossimo episodio perché ci stiamo andando per le lunghe, veramente. Non pensavo che fossero andati avanti. E nel prossimo episodio supereremo questa porta e andremo a vedere cosa ci sarà oltre a questa dannatissima porta. Ovviamente, ragazzi, mi sto letteralmente cagando sotto. Veramente, non. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video.